Inclusivity è il progetto promosso dal Comune di Siena, realizzato in collaborazione con il movimento pansessuale Arcigay Siena e finanziato dai fondi della rete Redi, la rete dei comuni contro le discriminazioni. Oggi seconda giornata di approfondimento sul tema della salute e accoglienza delle persone LGBTQI, le persone gay, lesbiche, intersex, trans, bisex. Si è parlato in particolare di come è possibile creare un ambiente accogliente nei confronti delle persone che hanno bisogni specifici, che hanno a che fare con il loro orientamento sesso-affettivo e la loro identità di genere, con la professoressa Fulvia Signani e con il gruppo Salute del movimento pansessuale Arcigay Siena. Hanno partecipato a questo incontro operatori sociosanitari e i volontari dello sportello di accoglienza LGBT Orientiamoci alle differenze. Il percorso, diciamo, di acculturazione su come approcciare le persone in senso generale e le persone che hanno delle loro specificità riguarda proprio come essere più consapevoli di quello che ci viene istintivamente, che sembra istintivo invece poi è frutto di una cultura in cui siamo immersi, che però se non capiamo da dove viene e perché ci porta a certe considerazioni, certe impressioni, possiamo essere molto sprovveduti nei rapporti umani. Proprio umani in senso lato. Stamattina un focus particolare, però diciamo che tutto questo si inquadra nella nostra, diciamo, adesione ormai nel 2014 alla rete Redi, che era già partita in Italia con Roma e Torino nel 2006, ma che poi appunto ha avuto l'adesione gradualmente dei vari comuni italiani, fra cui anche la regione toscana, e noi siamo stati uno dei primi comuni della regione toscana che ha aderito nel 2014. Già l'anno scorso avevamo fatto un primo progetto che era andato molto bene, di formazione Orientiamoci alle differenze, formando un bel gruppo di persone che ha aperto poi sportelli di ascolto e di accoglienza in città, e quest'anno vogliamo andare avanti appunto sviluppando la tematica con questo progetto Inclusivity, che come hai detto è già partito con iniziative di sensibilizzazione al Santa Chiara Lab con tantissime persone presenti e un approfondimento specifico appunto con il professor De Luca per quanto riguarda la sezione delle malattie infettive. Invece stamattina facciamo focus sulla salute in genere, l'accoglienza, la particolare specificità delle comunità LGBT per quanto riguarda appunto il tema della salute. È stata, diciamo, un bellissimo focus, una bellissima giornata, un gruppo che si è mostrato, diciamo, estremamente ricettivo nei confronti di argomenti che non sempre, diciamo, penetrano bene nell'ambiente sanitario e nell'ambiente comunitario. L'HIV è una patologia che purtroppo, un'infezione che purtroppo mostra un trend in incremento, soprattutto nella comunità gay, nella comunità MSM, così come altre infezioni sessualmente trasmissibili. Abbiamo parlato del picco epidemico recente dell'epatite A e c'è proprio un bisogno di attuare delle strategie specifiche nei confronti di una comunità specifica, quindi riconoscere i bisogni significa poi essere in grado di soddisfarli nel modo più opportuno e più efficace, e progetti come questo ci permettono di porre le basi per una comunicazione, per una collaborazione con le istituzioni, il comune e le istituzioni sanitarie, proprio per essere in grado di rispondere a questi bisogni. Siamo partiti da far vedere i risultati delle indagini di un questionario posto agli operatori sociosanitari nel 2010, in cui alla domanda l'omosessualità rispondevano con un 13% una patologia. Partendo da questo abbiamo un po' affrontato quello che è la visione delle necessità sanitarie e di salute della popolazione LGBTQI, andando a demarcare quelle che sono le best practice attualmente presenti in Italia, come per esempio il BLQ Checkpoint di Bologna, i nuovi LEA sui piani vaccinali, quindi la raccomandazione dei vaccini per l'epatite A, l'epatite B e l'HPV per gli MSM, che sono i maschi che fanno sesso con maschi, e un po' quello, abbiamo cercato di intercettare quelli che sono i bisogni di salute e quindi i bisogni sanitari della popolazione, andando anche a fare un po' quella che è la storia
della definizione della salute secondo l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed applicarla un po' a quelli che sono i giorni nostri. Il fatto di riuscire a conquistare una fiducia da parte del sanitario, non solo medico, è un traguardo importante e fondamentale, riconosciuto come basilare proprio del percorso di cura, di diagnosi e di cura. Spesso noi abbiamo risultati di ricerche che ci testimoniano che le persone, diciamo, che non si possono inquadrare anche loro autonomamente come cisgender, come eterosessuali nel senso classico, sono molto propense a tacere, perché vedono magari che i medici, anche attraverso battutine scherzose, che pensano un po', diciamo, gogliardiche, ecco, tipo ti serve una morosa, ti serve un moroso, lasciano trapelare questo loro dato per assunto, perché il problema grande è dare per scontato come sono gli altri. Questo, diciamo, che è il nostro limite più grande.